Sotto la doccia 2021 mi trovo a Oristano, per l'esattezza Marina e Oristanesi, Torre Grande, e mi trovo con Valentina esattamente al Molo 24. Buonasera, come... ciao. Valentina è San Mary del Molo 24, ricordi la canzone? Sì, come sì, fa? Sì. E come fa? Al Molo 24. No, fa così, te la canto io. Al Molo 24. Poi dice, colpa di Valentina e della sua cucina. Valentina è lei. Ormai sono passati 3 mesi, sì, da quando avete ingranato. Sì. Un sacco di fritture, sì, un sacco, sì, di... Sì. Bene, bene, sono contento. Voglio far vedere una cosa che abbiamo registrato questo pomeriggio insieme. Perfetto. Voglio far conoscere i ragazzi, okay, un po' di segreti. No, adesso lo stiamo mandando in onda, torniamo fra un attimo. Perfetto. Ciao Fabiana. Dai, ascolta. Saluta gli amici di sotto la doccia e fagli un bel sorriso. Ciao a tutti. Di dove sei Fabiana? Mogorella. Fabiana saluta tutti gli amici di Mogorella. Ciao a tutti. Ciao, tu sei? Ciao, sono Simone. Simone, allora, un segreto per una frittura perfetta. La temperatura deve essere alta. A quanto? Alta, almeno 180, in modo che come lo immergi secca subito la pastella e non la fa colare. Noi usiamo semola. Semola? Solo semola. Cioè, adesso ho svelato tutti i segreti, mo' no ben brunishus. Ah, io, vero. Beh, ma la cosa più importante è il calamaro. È quello che fa la differenza. Calamaro rigorosamente di... Non si dice, eh? È quello l'importante. Non di Mogorella. Isballa Boicu! A Torre Grande, quando il sole indebolisce le tue gambe, sei tutto il giorno in spiaggia allegramente, ti sale l'appetito incontrollato, ciò che vorrai l'ho disigiato, al Molo 24. Pizzeria al taglio, friggitoria, eccetera, 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 eccetera. Molo 24, a Torre Grande, in piazza della Torre numero 3. Tira carrozzella! Apri, apri! Marianto, ti posso spiegare? Non è come credi, ti posso spiegare! Sì? Allora spiegami questo! Ma perché stai ridendo? Sto ridendo perché tanto me la faccio riverniciare da Pierpaolo. Pierpaolo è bravo. L'autocarrozzeria di Pierpaolo Pintus è a Oristano, in via Bruxelles, zona industriale. Ma perché stai ridendo? Perché Pierpaolo è il vero padre del bambino. Tallastima. Tira carrozzella! Salve, mi dica. Avete per caso una pompa C per elevatore Enterprise, serie TGZ? Le abbiamo venduti. E adesso? Come faccio io con l'astronave? Ascolti, ma quanti chilometri ha? 450.000 anni luce. No, è da demolire. Ci pensiamo noi. Signor Antonio? Pronti? Autodemolizioni Antonio Porco e figli. Oristano, via Parigi, zona industriale. Pianeta Sardegna. Maria. Bentornati dalla pubblicità, si parla di folklore, di feste paesane, finalmente stanno tornando e mi trovo con Melissa Abis, presidente della festa di Santa Maria di Cabras del 2024. Come stai? Benissimo, grazie. Come molti di voi sanno, in Sardegna, ma in altre parti d'Italia, per organizzare le feste si va di sagicca, no? Si va di porta in porta per poi portare gli artisti e organizzare tutto per benino. Melissa, con tutti i suoi collaboratori, con il suo team, stanno iniziando a cercare fondi. E hanno trovato un modo molto simpatico per fare questo e stanno organizzando una cena proprio la notte di San Lorenzo, quindi martedì 10 agosto 2021 al porticciolo di Oristano, giusto? Sì, della Marina di Torre Grande, comunque porticciolo turistico. Quindi i soldi che ricaverete da questa cena andranno proprio per l'organizzazione, sì, della festa di Santa Maria. Sì, si tratta di una cena a cielo aperto, quindi una cena sotto le stelle. Città di meraviglia, bellissimo menù. Romantico, caratteristico, okay. Un menù ricchissimo e variatissimo. Sì, sardo e non comunque sardo sia perché si mangia in Sardegna. Tutto insomma prelibato. Giusto.
di sardo ci siamo noi, che siamo insomma super speciali. Quindi, allora, chi vuole prenotare può farlo tranquillamente con il numero in sovraimpressione. Niente, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Chi è questo ragazzo? Questo è Mario, è la mascotte dell'associazione. Associazione chiamata? Ecce Cabras Mater Tua. Quindi ne approfittiamo anche per dire a tutti i nostri amici di non abbandonare i cani, perché porta sfortuna. Ok? Dai. Ciao! Ti ringrazio, Melissa. Grazie, quindi, grazie a te. Cena al porticciolo di Ristano. Cena jazz, 10 agosto alle 20.30. Ah, prenotazione. Niente, al volo, chi è che suona? Allora, ci sono i Mod Element, è un gruppo jazz che suona live, e ringraziamo soprattutto il presidente Salis delle Marine Ristanesi, che ci ha concesso e aiutato a organizzare questo evento. Al Molo 24, canta aiutami. Mi sono innamorato, colpa di Valentina. E anche di e della sua patatina. E della sua cucina. Vabbè, ascolta, non possono cantare, facciamo così. Diamo la linea al nostro principe Atlantideo per farle una domanda, diciamo, sulla cultura sarda. Ci sei? Diamo la linea al nostro Danilo. Vai, Danilo. Grazie, Davide, per questa tua saggia linea. In questa Tarros Atlantidea, luogo di guerrieri, di poeti e di dei, ecco ancora una volta i quesiti miei. Qual è l'unico premio Nobel che la Sardegna ha dato? Il premio Nobel è Grazia Deledda. Grazia Deledda. Il premio Nobel secondo te è stato Grazia Deledda? Beh, lei ha ricevuto il premio Nobel. Se tu mi dici, mi piacerebbe. Vediamo, sentiamo un attimino il notaio, vediamo un po' cosa... Chi? Grazia Deledda. Beh, lei ha ricevuto il premio Nobel. Allora, sentiamo Valentina, la risposta è esatta, hai vinto due coni con due bibite. Davvero? Al Molo 24. Grazie. Grazie a Valentina e Artemio. Noi ci vediamo molto molto presto, ok? Un abbraccio a tutti, sempre con Sotto la Doccia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Davide Urgu, fallo anche tu. E poi calca la campanellina, così ti arrivano le, no? Tifiche. Ok, ciao a tutti. Un applauso. Grazie. Vai, fate. Solo 24.